Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con un nuovo video. Oggi signori siamo con Skim, penso si pronunci così, titolo che avevamo visto quando fecero quelle presentazioni nel Summer Game Fest. Era uno di quei titoli che mi aveva intrigato tanto, un indie molto molto figo. Adesso lo andremo a vedere, è disponibile un po' su tutte le piattaforme. Noi siamo su Nintendo Switch. Non so se vi ricordate lo stile, però già vederlo così vi dovrebbe dire qualcosa, diciamo, se avete seguito appunto le conferenze quest'estate, se non sbaglio, cioè qualche quest'estate, insomma, stiamo ancora in estate, qualche mesetto fa, se non ricordo male. Andiamo a vedere, allora andiamo subito a vedere le impostazioni. Video italiano, spessore delle linee 1, possiamo anche aumentarle, vedete? Perché è, lo stile è molto bello, sembra un disegno. Spessore delle linee, andiamo a vedere 1 o 2. Vabbè, lasciamo uno, anche se due forse mi garbava anche di più. Vediamo l'audio, abbassiamo un pochino la musica, effetti tuffi nell'ombra. I comandi, vabbè, ce li dirà, però nel mentre andiamo a dare un'occhiata. Saltiamo con B, interagiamo, gira a sinistra, gira a destra, ok. Vabbè, poi immagino che ce li faccia vedere durante la partita. Mi raccomando, voi ragazzi, come sempre, lasciate like, condividete e commentate questi video anche esplorativi di titoli che andremo a spippolare. Poi, soprattutto periodo estivo, come detto, c'è, tra virgolette, non tantissime uscite, quindi andiamo a recuperare tante chicchette. Questo in realtà esce tra qualche giorno, il 18 nello specifico. Andiamo con la partita, che ci vedrà in questo ambiente di sembra disegnato appunto a matita, e noi dovremmo spostarci da un'ombra all'altra. Fatemi sapere poi anche se voi lo prenderete, visto che esce tra qualche giorno. Eccoci. A me lo stile mi ha intrigato troppo, sia il fatto che sia a disegno, sia anche le colorazioni molto, molto pastello. Allora, saltiamo con B. Vediamo se poi vado per conto mio. Ah, ok, facciamo... Aspetta. No, così non te vedo più. Attenzione, se ne va. Vabbè, vediamo... arrivo, mi devi dare un attimo però. Sei sfuggito in modo clamoroso. Allora, continuiamo con i nostri salti nel... Gira a sinistra o con questo, ok. Tac. Interagisci, tieni premuto, vai. Ok. Con R visualizziamo l'obiettivo. No, non è vero. Così giriamo. Con ZR visualizziamo l'obiettivo. Ah, dobbiamo andare a giocare con gli altri bimbi, che anche loro hanno delle ombre. Sembra un po' l'ombra di Peter Pan, insomma. Ah, ci possiamo spostare anche così, allora, ok. Eccoci. Interagiamo. Salve. L'obiettivo è quello adesso? Andiamo. Li devo seguire? Io li seguo, a fiducia. Insomma, il cappello da pompiere. Allora, l'obiettivo è arrivare lì al centro. Gli hamburger. Vabbè, per dire, però. Vabbè, vado così. Allora, attenzione, numero. Immagino. Ma scusa, se io faccio così, posso spostare la palla? No. Aspettatemi. Signori. Aspetta. Aspetta, venite. Scusate. Dovete. Eccomi. Preso. Allora, vabbè, interagiamo qua. Ah, si salta. Attenzione, è fuoco, incredibile. La manichetta? Vabbè, facciamo un po' con il bimbo. E beh, ce l'hai il cappello da pompiere, quindi è pure giusto così. Non è eccessiva? Facciamo pure il bagno. Fa fresco? A posto. Va meglio? Ho spento tutto. È stato eccessivo? La mettiamo a posto la manichetta? No. Salve. Allora andiamo.
Eccoci, seguiamo la signora. Noi facciamo cose a piacere, quello che ci viene detto per il momento. Ah, vedi? Allora, l'obiettivo è tornare qui su. Vabbè, per il momento andiamo così. Salve, salve, la seguiamo. Vai. Ma ci siamo persi l'ombra? Sì, apparentemente. Ah, come ha fatto a dimenticarci? Scusate, va bene Peter Pan, però dove siamo? Qui, vai. Là. Attenzione però, con che stile. Oddio, mi ha indicato là e la palla do. Attenzione, mi state inseguendo. Lo dobbiamo accompagnare da qualche parte. Hai trovato una palla da spiaggia. Va bene. Ah, lui era all'ombra della palla, credo. Ce la faccio? Ok. Ah, perché siamo sul filo, quindi attenzione. Signora, mi scusi, approfitto. Allora, noi dov'è che dovevamo andare? Ah, là sotto, ok. No, 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 perché siccome c'era un altro bimbo, non sapevo se fosse lui il nostro proprietario o meno. Ce la facciamo qua. Guarda, vado un attimo dalla signora. Quale sound? Là. Qua, 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 là. Facciamo. Aia. Ah, vedi, torna indietro poi. Qua forse è troppo lontano. Ma io posso saltare su di lui. Ah, ok, ok. E ricolleghiamo l'ombra al proprietario, al legittimo proprietario, come è giusto che sia. È sostanzialmente un puzzle game. Ah, è cambiata. Ah, ok. Andiamo qua. Dobbiamo attraversare, però dobbiamo stare accorti. Credo. È rosso, no? Ma diventerà verde, eh? Non lo so, vado io. Ah, perché... Aia. Aia, scusa. Niente. Aspetta, torno. Posso premere... Con quale leggiadria? Aspetta che mi ributto nella... Proseguiamo, proseguiamo. Anche il cambio di colorazione, perché poi anche la cromia è molto semplice ma efficace. Anche quella mi era garbata tanto, si era visto tutto. Aia, questo non funziona, quindi rimaniamo bloccati qua. Attenzione, ok, abbiamo dato una mano. Un attimo. Dov'è il bimbo? No, non lo so. Ma ci ha lasciato? Ma io non credo di dover... Ah, ok, adesso l'abbiamo recuperato. Eh no, perché lo vedevo cresciuto, effettivamente. Non lo riconoscevo più. Percorso anche di vita? Attenzione. Eh sì, è sempre più grande. Vedi, mo è roba universitaria. Vabbè, ok, dobbiamo andare giù. Signora, salve. Ah, vedi. Da piccolini, quindi praticamente è nel mentre vediamo la crescita di quello che è l'umano, diciamo così, sotto forma di ombra, però. Aia. Che vi siete lasciati dal colore? Mi sa che c'è un po' di tristezza nell'aria. Però vedi, sei laureato. Bravi tutti. 10-10. Corri, corri. Mo la vita va avanti velocemente, eh. Vediamo. Ah, vedi, ognuno si è trovato il lavoro. Credo, perché vedo uno che sta vestito da chef, quell'altro da cameriere. Noi, abbiamo il cappellino, quindi non lo so che mestiere facciamo. Potremmo essere tanto un battitore di baseball che un... quello è pompiere.
Che forse era il nostro amico da ragazzetto. Vuoi venire pure tu a far pompiere? No, non ci piace il pompiere, va. Abbiamo avuto una brutta esperienza con una braciata. Sono andati a fuoco. Ok. Vediamo. Adesso c'è della curiosità anche per quanto riguarda la vita del nostro umano. Parcheggiamo? Immagino di sì. Ok. Devo andare in ufficio? Posso capire che roba è... Non posso... No, ho sbagliato tantissimo. Volevo correre, ma... Che facciamo? Non lo sappiamo. Vabbè, andiamo a lavoro, va. Interagiamo. Rimango in modalità. Il tempo vola. Dica. Rispondi, rispondi. Questo mi sa il capo che ci ha convocato. Mi dispiace, ma tenete andato. Non è colpa mia, sei tu che sei un salame. E quindi quella è la porta. Fuori dalle palle. Però è... combaciava. E niente. Che vita di merda però. Possiamo dirlo? Dove dobbiamo andare a riprenderci la bicicletta che ci hanno rubato? Incredibile. C'era la nostra bici. Sì. Ah, ci hanno rubata veramente. Vabbè, ma allora ditelo. Un gioco sulle disgrazie della vita. E lasciato la fidanzata. Licenziati. Andiamo con l'autobus. Che vi devo dire? E niente, una disfatta, signori. La nostra ombra ha una vita più interessante. Dove andiamo? Questo è il colore della tristezza, si vede. Lo stesso quando ci ha lasciato la signorina. Sì, vabbè, ma questo è l'uomo più sfortunato della Terra. Ed è qui che secondo me inizia il gioco. Vedi, si è spezzato il legame. Ha perso proprio l'ombra. Il nostro obiettivo è tornare da lui, immagino. Aspettate. Ci stanno deridendo questi, non ho capito. No, devi stare fermo. Vabbè, ma pure tu sei un imbecille. Ma almeno raccogli gli scatoloni. C'era tutta la tua vita lì dentro. Dio, era piuttosto piccolina come... Scusate. Bravissime. Accompagnatemi voi, va. È veramente una triste storia. Dove siamo con le signore? No. L'obiettivo è quello. Aspetta che vado. Qui c'è un'altra ombra, ma qualcuno che si è perso? Posso interagire? No. Ma sono io che sto interagendo, sì. Allora aspetta, perché a sto punto... Attenzione, ci sono delle bici. Noi immagino che comunque dobbiamo recuperarlo. Vabbè, andiamo avanti. Guarda l'ombra della macchina com'è grande. Un attimo. Bravissimo. Aspetta. No, qua è troppo. Forse dobbiamo andare di là. Allora, questo ci... Ok. Dove sta? Aspetta, aspettiamo la signora. Qui la signora. Un altro saltino grande. Arrivo. No, dobbiamo proseguire comunque. Possiamo dire che è una vitaccia anche da ombra? Allora aspetta. Possiamo anche affermare che siamo effettivamente l'ombra dell'essere umano più sfortunato della storia. Ma è lui? Ha rubato un motorino, immagino, perché non credo avesse.
le possibilità economiche di acquistare un motorino proprio adesso. Lo sappiamo in realtà, no? Dove è andato? Lì. Arrivo, eh. Ok, no, ma noi stiamo... cioè... e quindi... Madonna, che tristezza. Dove siamo? Ma siamo lontanissimi. Ma non ce la faremo mai nella vita. Aia. No. Vai, vai. Mamma mia, si è salvato. Ma la pozzanghera? Ok. No, lasciami. Dove sto? Devo aspettare il prossimo. Eccomi. Eccoci. Allora, un saltino lo riusciamo anche a fare. Ok. Eh no, da qua no, non ci arrivo. Devo approfittare di... ma è quello il nostro obiettivo. Ma com'è possibile? Dove è andato, buon uomo? Mi sono perso malissimo. Mi accompagna lei? No, mi sono... niente. No, forse dovevamo fare comunque il giro dall'altro lato. No, non è vero. Grande. Dove sto? Ok, nel motorino l'obiettivo è... eh no, ma scusa, allora eravamo giusti prima. Andiamo dalla bimba che gioca sulle pozzanghere. Vai! Ok. Ci siamo quasi. Stiamo arrivando, signori, stiamo arrivando. Chiediamo uno strappo. Ah, dobbiamo andare dal gatto. Non ci arriveremo mai nella vita. Dipende dove va la signora qua. Vai. Eccoci. Vediamo se il gatto ci riporta dal nostro tristissimo e sfigatissimo padrone. Padrone, insomma. Bello, però lo stile mi piace un sacco. Lo stile, i colori, come detto. Vai, ok. Sfruttiamo le luci. No, non è arrivato. No, da qua, dai. Questa è cattiveria. Allora, aspetta. Arrivavo allora. Dove devo andare? Ah. Ah, ok. Effettivamente. No, madonna che trambata. Uno, due. Giusti. Eccoci. È lui. Credo. Non ne ho la più pallida idea, ma... no, non era lui. Il nostro è un po' sconsolato proprio. Tristezza infinita. Noi ci stiamo spostando sulle spalle di qualcun altro. Eccolo qua, che spero si è fermato. Aia. Là. No. Però non ho capito se la luce fa... aspetti. Ah no, non c'è. No, è vero, perché... ehi. Dove ci provo, no? Dove devo andare? Quello è un problema. Mi devo mettere nell'ombra della B. Ma no, là non posso passare. C'è la luce ma non c'è l'ombra. No. Dobbiamo iniziare a trovare delle soluzioni.
Dovrei girare il motorino, cioè il frontale, per farlo andare di qua, ma non so come si faccia. No. Attenzione, già ci siamo. Allora, vediamo. No. Allora. Vabbè, sto cazzo. Va bene la luce del motorino, ma non va l'inclinazione. Non so se dobbiamo rompere le palle a qualcuno che magari scende. Ci meno. Ho capito dove devo andare, ma non ho capito come ci devo andare. Perché io... mi sa che già ci siamo impantanati. Quindi adesso ci salutiamo con questa tristezza nel cuore. Vabbè, comunque le bici poi là la perdono l'ombra, quindi non va bene neanche. Però... ci deve essere qualcos'altro con cui possiamo interagire, ma non riesco a capire. No, quelli delle bici non si girano neanche. Non abbiamo neanche altri. Altre indicazioni. Qua sta la luce. No. Scusa, fammi vedere. Signora, mi scusi, mi dovrebbe dare una mano. Non sto capendo cosa devo fare. Mi sono impantanato da solo. Perché questi non hanno alcuna possibilità di darci. Lo scatolone pure non si muove. Posso far cascare questi gabbi. Non è utile come cosa. Non lo so, signori. Ci siamo bloccati. Ma quello non funzionava, posso dirlo. No, manca di che saltiamo da una parte a un'altra. E non lo so, cosa vi viene in mente a voi, signori? Perché questi non li possiamo spostare. Questo abbiamo acceso la luce, ma non fa ombra su niente, anche perché non possiamo... non credo di avere tasti per... scusa, ma credo di no. Muoviti, salta, interagisci, gira, ok, visualizza obiettivo, guarda in su. No. Credo che dovremmo spostare, come detto, l'unica cosa è girare il manubrio, penso, cioè quello che mi viene in mente è quello, ma non... no. Non lo so. Va bene, signori, questo era Skim. Figo, ma è da valutare un attimino questa cosa, perché sono rincoglionito io, è possibilissimo. Poi me lo direte voi nei commenti cosa dovevamo fare. Però apparentemente, come detto, rimane questa cosa della... cioè abbiamo interagito praticamente con... con tutto, ma... c'è una qualche combinazione di cose da fare per... I don't know.
Non vedo altre ombre da poter sfruttare. Con quale triste storia. Scatoloni rimangono qua. Questo rimane qua. Questo suona. Quello no. Però vedete che comunque non riesco. Cioè non. Scusa, dall'altro lato della strada. Aspetta, noi abbiamo totalmente ignorato l'altro lato della strada. Ma vedi che. Ah fuck. Ma no, ma signori, con quale ignobile tristezza nel cuore ci eravamo piantati come degli imbecilli senza. Perché girando la visuale non. Mosi! Quindi quello probabilmente era solo per farti capire che guarda. Ah, ho acceso le luci. Ma dimmi te. Quindi devo tornare indietro. Aia. C'è un'ombra che posso. Devo tornare qua, eh. Ok. Aspetta. Maledetto. Aspetta che. Ok. Eh beh, scusate signori, mo va bene tutto, ma. No, qua mi sa che dobbiamo fare. Così. E poi cosa? Mi sembrava strano non ci fosse altra opzione. Ci eravamo piantati noi malamente. Immagino di dover seguire quell'altro. Dove vanno tutti questi, scusate? Ci andiamo a riparare dalla pioggia, ma te pare? Bene, bene. Comunque, ok, c'era quell'inghippo del non aver visto per niente l'altra. Attenzione, ha perso anche la casa, possibile? È possibilissima come cosa. Bene, bene ma non benissimo, diciamo così, signori. E vabbè, comunque, questo era. Signori, spero che vi sia garbata questa spippolata. Perdonate, lì mi ero impastato, ma non avevo proprio capito. Questo pure è un po' sfiga, eh. Possiamo anche dire. Cioè, lui è sfigato, ma pure la sua ombra, diciamo che non è che ha della fortuna dalla sua parte, eh. Però è abbastanza impugnante, signori. Allora, controlliamo anche. Uno, due. No, non ce la fa. Due salti non ce la fa. Ah, però aspetta, scusa. Quindi dovevamo farlo per rimanere lì nell'ombra del camion dei traslochi. Dove già abbiamo traslocato. Ah, no, non è il camion dei traslochi. Questo è il camion della spazzatura. Ok, attenzione, paperelle. Va bene, va bene. Comunque, tornando a noi, signori, direi che ci possiamo anche salutare qui con questo episodio. Andiamo nelle paperelline. Con questo video dedicato appunto a Chimera, giusto per dare un'occhiatina. Arriveranno altri video su altri titoli che usciranno eventualmente in questo periodo estivo. E noi andremo a spippolare cose. In realtà anche qualche altro recupero vorrei fare di cose che insomma, che possiamo ancora giocare. Io credo. Non funziona, il gatto dorme. Non posso neanche. Questi? Cigolano un po' di più. Dall'altro lato non possiamo andare. Va bene. Ah, col camion si svegliava. Va bene, va bene. Aspettatemi, paperelle. Scusate, scusate. Approfitto delle paperelle che ci porteranno da qualche parte. Noi in linea teorica dobbiamo andare. In realtà mi
dice niente. Posso proseguire con le paperelle. Ragazzi, ci vediamo con i prossimi video, con le prossime cose da provare. Mi raccomando, seguitemi anche sull'altro sito per le live, dove anche lì stiamo spippolando tantissime altre cose, così come poi ve le riporto sul secondo canale, quindi insomma lì potete trovare qualunque cosa stiamo spippolando in questo periodo, e stiamo spippolando un sacco di robette. Noi ci vediamo alla prossima e fatemi sapere, come detto, se vi è intrigato questo skin. Molto, molto interessante, devo dire la verità. Ah, vedi, lo stiamo seguendo a ruota. Va bene, dai, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Spero che... Gianni, vabbè, l'abbiamo perso, basta, non è necessario seguirlo così a ruota. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Saluto a tutti da quel tale Ale.